Un saluto a tutti gli amici di Infodrans, io sono Shadi e oggi andiamo a vedere insieme una versione particolare del DJI Tello, la versione Iron Man. L'edizione Iron Man si presenta tale quale ad un classico DJI Tello, se non per la colorazione e le grafiche ispirate al personaggio della Marvel. Nella confezione troviamo un cavo USB, la batteria, i manuali di istruzioni, le eliche di ricambio con una chiavetta, i paraeliche già montati e il tello. Realizzato dalla RideStack, questo drone ha un'autonomia di volo di 12 minuti, si ricarica in un'ora e mezza e può arrivare ad un'altezza massima di 30 metri. Tramite i suoi paraeliche può volare anche in spazi chiusi, risultando molto sicuro e per niente pericoloso. Si può comandare tramite controller esterno o più semplicemente tramite lo smartphone attraverso la connessione Wi-Fi e le applicazioni disponibili. Per accendere e spegnere il drone è sufficiente premere il tasto di accensione una sola volta, dopodiché il LED frontale inizierà a lampeggiare. Per la versione Iron Man è stata sviluppata un'app apposita in tema Marvel, identica a quella originale Tello, ma con grafiche diverse e missioni da compiere. Ho trovato diversi bug in questa versione, molte volte dovevo riavviarla per poter usare il drone, e nella maggior parte dei casi ho utilizzato l'app originale. Una volta connessi tramite Wi-Fi e collegati all'applicazione, siamo pronti per volare. L'interfaccia è molto intuitiva. Abbiamo subito i due stick per controllare il drone, con ai lati l'indicatore di batteria e dell'altitudine. In alto da sinistra troviamo le diverse modalità di volo, la galleria foto e video, le impostazioni, il decollo e i pulsanti per scattare foto e registrare video. Dalle impostazioni possiamo scegliere due velocità di volo, lento e veloce. Impostare l'altezza massima, cambiare la modalità degli stick, scegliere la qualità delle foto, aggiornare il drone e altri settaggi. Il drone di per sé è stabile e mantiene posizione e altezza solamente in assenza di vento, grazie ai sensori posti nella parte inferiore. Con leggero vento ho fatto fatica a comandarlo, ma per l'utilizzo indoor è sicuramente divertente e molto facile da pilotare anche per i giovani piloti. Parlando di foto e video, posso dire che scatta delle discrete foto nonostante il piccolo sensore da 5 megapixel, ma i video non sono accettabili, neanche modificando le impostazioni o stando completamente in overing. Proprio per questo motivo la videocamera non mi ha convinto. Peccato anche per lo streaming, molte volte lento e con qualche secondo di ritardo, specialmente in modalità volo veloce. Chiaramente si tratta di un gioco per iniziare a volare e interfacciarsi con il mondo dei droni in piena sicurezza. Lo sconsiglio per riprese video, ma risulta essere sempre divertente anche volando per pochi minuti. Mi è capitato spesso di portarlo in un semplice zaino per fare un volo veloce senza riprendere nulla, e per le sue dimensioni ridotte lo consiglio sicuramente. Se siete in cerca di un drone giocattolo a tema Marvel, questo Tello Iron Man è la scelta giusta. In descrizione troverete il link per acquistare la versione del Tello Iron Man e la versione normale nei diversi store. Per qualsiasi informazione potete lasciare un commento o scriverci via email. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.